Non sai dipingere? E allora questo è il video che fa per te. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video facile facile. Faremo dei quadretti bellissimi, ma veramente bellissimi e unici, in maniera così semplice da essere perfetti per tutti coloro che non sanno dipingere, ma anche per quelli che sanno dipingere. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il nostro capolavoro. Ed ecco l'occorrente per fare i nostri quadretti facili facili. Innanzitutto dei colori acrilici delle tonalità che preferite. Io ho questi toni di turchese e verde che miscelerò insieme. Acqua. Un piatto per stemperare l'acqua, una spugnetta, sì, quella per i piatti va benissimo, dello scotch carta, una spatolina, della carta che regga l'acqua, tagliata nei formati in cui preferite fare i vostri quadretti. Mi chiederete sicuramente quale carta uso io. Io sto usando la Fabriano 5, che è un 50% cotone acid free, a grana fina. Iniziamo subito. Io con un foglio farò due quadretti, quindi al centro faccio combaciare i margini di due pezzi di scotch, in modo che poi taglierò al centro e avrò due quadretti separati. Adesso per dipingere userò i miei elementi della natura. Queste le mie due composizioni, una un po' più piena ma con soggetti più gentili, una un po' più moderna e un po' più vuota ma con un soggetto più presente. Adesso devo fissare esattamente le mie piantine al posto giusto. È molto importante perché da questo dipenderà la stabilità delle piantine mentre tamponeremo il colore. Qui dove ho un puntino molto piccolo da far aderire ma che non voglio si alzi, preparo un rotolino con lo scotch adesivo piccolissimo, lo metto sotto la foglia così e faccio aderire perfettamente. Voilà, ci siamo. Adesso devo preparare il colore. Tagliamo un pezzettino di spugna e bagniamola leggermente nell'acqua, dopodiché strizziamola perfettamente, così. Quindi tamponiamo sul colore e nel frattempo che siamo già sul piatto facciamo un'operazione di imbibitura del tampone in maniera omogenea, quindi cominciamo a tamponare qua sul piatto per vedere se il colore che viene fuori ci piace. Se dovesse essere troppo omogeneo non vi preoccupate, intanto passate il primo strato. Iniziamo. Tamponate con delicatezza, girando un po' in senso orario, un po' in senso antiorario il vostro tampone. Mentre tamponate, aiutate la vostra piantina a stare ferma. Non importa che vi sporchiate le mani, il bello è anche quello. Pensate solo che alla fine avrete un quadro di design veramente a pochissimo prezzo. Ok, lasciamo asciugare e nel frattempo facciamo l'altro. Nel medesimo modo, quindi con una spatolina mettiamo il colore sul piattino, tamponiamo per preparare il giusto grado di colore sul tampone e aiutandoci con le dita
schiacciamo. Quando sarà tutto asciutto, sfileremo via la vegetazione. E voilà. Questo per quanto concerne i principianti, mentre questa parte per quanto concerne invece quelli che ancora hanno un po' da lavorare. Dividiamo i quadretti e procediamo in maniera diversa a seconda del soggetto. Su questo abbiamo detto che è destinato a persone che meno sanno dipingere e quindi solamente, diciamo così, riempire degli spazi. Con un pennello in martora sintetica prendo il piattino che stavo usando prima e ripasso il fondo a pennello in maniera più ordinata. Quindi seguendo l'orma che ci ha dato la pianta, ma rendendo più omogenei gli spazi e io arrotonderò anche quelle foglioline spezzate rendendo tondeggianti tutte le estremità. Questo modo di dipingere darà vita a quadri tutti diversi anche se con pittura assistita, perché tamponando le foglie verranno a posizionarsi via via sempre in modo differente. Quindi non saranno dei meri ricalchi, ma avranno le ondeggiature naturali della pianta stessa. La martellatura del fondo trasparirà sotto la pittura data in maniera omogenea, creando una sorta di movimento unico, perché anche qui la martellatura non sarà mai uguale due volte, un movimento unico alla vostra opera. Motivo per cui vi ho fatto martellare tutto il foglio, perché sennò avrei detto di prendere solamente l'orma tutta attorno alla pianta e basta. A questo punto, con un colore un po' più scuro, quindi solamente col verde scuro, prendiamo la spugnetta e tamponiamola sugli angoli. Adesso sta a voi, questa parte potete dipingerla oppure lasciarla così di colore bianco, potete tranquillamente deciderlo a seconda anche dell'arredamento di casa vostra. E voilà, io lo lascio così perché è troppo carino, immaginatelo in una casa estiva magari con una bella cornicetta che riprenda lo stesso colore del fondo. Adesso andiamo a fare quello un pochettino più difficile. Prendiamo sempre il nostro colore di fondo e questa volta acquerelliamolo tantissimo, proprio diluiamolo in maniera esagerata. Una volta diluito, passiamolo sulle parti che sono rimaste bianche, in modo che si veda che c'erano delle frasche diverse dietro, senza stare troppo
dietro al disegno, anche perché dei soggetti troppo minuti come questo oppure il prezzemolo per esempio ha lo stesso identico effetto, non consentiranno una macchia troppo nitida, lasceranno passare l'umidità sotto e quindi verrà sempre questo effetto macchia ma non troppo definito. A me piace anche così, voglio dire, però io so che più principianti si è, più si vuole l'evidenza del soggetto e noi accontentiamo proprio questa necessità di evidenza. Come? Semplicemente prendendo due frasche differenti, così, con un tampone semiasciutto e una spatolina, prendo anche qua il bianco e lo pongo sopra il colore di fondo, così verrà fuori un verde acqua molto chiaro. Prendiamo il nostro pennellino e mentre prima abbiamo ripassato l'esterno, adesso qui ripasseremo l'interno e ripasseremo l'interno con un colore anche qui leggermente più scuro per metterci a contrasto, no? Fatto asciugare il quadretto, definiamo le fresche frasche con una penna in gel bianca. Io uso la Signo di Uniball. Avete visto la mia recensione sulle penne gel? La trovate dove c'è la i col pallino o giù in info box. E dalla recensione vi ho detto che questa è tra le quelle che ho, quella che mi soddisfa di più, specialmente su un supporto già dipinto, che è un supporto più grasso, un supporto più umido perché è dipinto da poco, quindi devo avere una penna abbastanza affidabile. Comincio semplicemente, se siete non praticissimi, mettendomi accanto così il rametto da cui ho tratto ispirazione. Voilà, anche se messo al contrario in questo caso, è guardando le linee, quindi guardando le linee tiro giù quelle che sono le definizioni, quindi la linea centrale. Voilà, abbiamo finito anche questo, vedete, molto più articolato, molto più lavorato, ma pur sempre semplicissimo. E allora decidete il vostro grado di attività creativa, se basico oppure super articolato. Devo dire che sia l'uno che l'altro sono bellissimi e in una parete con molti soggetti, quindi una parete molto confusa con molti soggetti differenti, forse questo sta sempre bene se dovete regalarli, mentre questo è un soggetto che va benissimo anche da solo. Vanno bene ovviamente anche in composizione uno accanto all'altro. Bene, adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao!
Visto che belli i nostri quadretti, sono in negativo con le foglie. Potete quindi sbizzarrirvi con tutte le forme della natura. E poi, a seconda che siete più avvezzi o meno avvezzi alla pittoricità, potrete abbellire acquerellando il centro, oppure dando dei colori a contrasto, oppure definendo con le penne. Insomma, decidete voi come completarli. Questi infatti sono quadretti molto belli per arredare tutte quelle casette stagionali in cui magari non si vuole lasciare molto, perché magari sono spesso sole, non sono molto controllate, però si vuole dare quel non so che di abitato, di curato. Bene, curiamole con i nostri lavori, anche perché questo non è periodo di sprechi, e quindi è molto bello in questo periodo portare nel nostro mondo, nel nostro ambiente in cui viviamo, tutto quello che partorisce la nostra più sfrenata fantasia e creatività. Spero di potervi sempre aiutare in questo. Se è così, regalatemi un pollice in su, una condivisione, non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdere tutti i miei video, e soprattutto venitemi a trovare su Instagram ed iscrivetevi, e su Facebook, due altri social con delle vite indipendenti da Arte per Te, in cui potrete vedere moltissimo della mia vita, in cui ogni giorno vi tengo compagnia con contenuti spero creativi e divertenti. Non mi rimane che salutarvi, mandarvi un grande bacio, e noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!